Che cosa rappresenta per lei Bizzarre Forum e per World American Express? Questo è il sesto anno di Bizzarre Forum. Per noi rappresenta l'evento fondamentale dell'anno, quindi il punto di ritrovo e la concentrazione di tutti i nostri interessi. Noi in questa manifestazione spendiamo il know-how che abbiamo acquisito durante l'anno, cerchiamo di monitorare quelli che possono essere gli scenari futuri di questo mercato e li comunichiamo ai nostri clienti. Per noi è fondamentale diciamo il fatto che il cliente venga, partecipi, sia presente, contribuisca alla crescita della manifestazione e creda che in questa manifestazione, che rimane ancora l'unica del settore, per noi è un grosso sforzo, una grossa fatica, un grosso investimento, però lo facciamo perché crediamo che questo settore abbia comunque movimenti, molti interessi, e su questi interessi ci deve essere un chiarimento e devono essere monitorati e devono essere spiegati ai clienti gli scenari, per rendere forse anche sempre più semplice diciamo il nostro approccio col mercato e anche fra i clienti e i fornitori. Questa community che si è creata in questi anni ha permesso, attraverso le varie contribuzioni, anche proprio una crescita dell'evento in se stesso. Questa è un po' la storia, quindi anche un po' l'evoluzione. Quest'anno sono particolarmente contento perché c'è stato Charles Petruccelli, quindi, che è il presidente mondiale di Amex sul Travel, ha dato un grande contributo, un contributo internazionale, ed è una cosa su cui rimarco e ci tengo, di avere sempre una finestra nei confronti del mondo internazionale e non fermarsi a quello che è il nostro mercato domestico di oggi. In che modo Bizzarre Forum è correlato agli altri eventi di American Express? Diciamo che è un format che noi, quando 6 anni fa abbiamo iniziato, abbiamo preso dall'evento francese, che è l'EVP, che si tiene a Parigi, che forse è il 16° anno che viene fatta. Abbiamo preso alcuni spunti, poi l'abbiamo personalizzata, abbiamo creato per il mercato italiano, quindi localizzato la manifestazione. Successivamente è nata la manifestazione in Cina e in questo periodo dell'anno si scambiano informazioni sui contenuti numerici di questo business, sui trend, diciamo, sull'evoluzione delle tariffe, sull'evoluzione dei mercati, per cui ci sono una serie di manifestazioni che hanno un continuous in questa parte dell'anno. È un momento fondamentale dove c'è uno scambio fra le 3 manifestazioni di dati, tendenze, overview, ricerche, e poi anche molto importante perché nella seconda parte dell'anno, cioè diciamo nel primo semestre 2009, noi spesso presentiamo ai clienti queste informazioni e li rendiamo partecipi di questa, anche delle altre manifestazioni che sono all'estero.